tutte, allora scusate innanzitutto per l'inquadratura e per la luce, ma è un video abbastanza improvvisato. In questo video vi volevo mostrare assolutamente gli acquisti che ho fatto su eBay negli ultimi 2 mesi, anche se qualcosina ve l'ho già mostrata, ad esempio i costumi da bagno. Vi lascio qui il link del video, vi lascio esattamente il minuto in cui ve li mostro. Avevo preso 4 costumi da bagno, però è inutile che ve li faccio vedere adesso, anche perché ce l'ho su nell'armadio, sono messi via, sono tutti puliti e sistemati e non mi va assolutamente di ritirarli giù. Quindi appunto vi lascio qui il video dove vi mostro i 4 costumi che ho acquistato qualche mese fa e adesso vi mostro le altre cosine. Sono tutte cose che ho preso dai cinesi tranne una, anzi tranne due, e quindi sono cose che ho pagato 3-4 euro massimo, però sono molto carine. Non è che siano tantissime, sono un paio di cose comunque sia. Allora, la prima cosa che vi voglio mostrare è questa maglietta, anzi questo crop top, quindi il toppino sopra l'ombelico, che spero che si veda bene. Ha queste fasce nere sul collo e poi scendono sul seno. E poi è a mezze maniche. Si dovrebbe vedere abbastanza bene. E sul retro invece è tutto fatto con questa retina trasparente. Poi comunque ve lo mostro anche indossato questo qui, perché altrimenti non rende l'idea. Poi sempre da un venditore cinese ho preso questa camicetta, che è un po' un casino farvela vedere questa. Praticamente è una camicetta bianca a mezze maniche, così si dovrebbe vedere abbastanza bene. La particolarità è che ha questo colletto completamente staccato dalla stoffa della camicia, quindi il colletto è a parte, diciamo. E poi anche questa maglietta mi è piaciuta per questo gioco di fasce che ha sia sul davanti che sul retro. E poi è più lunga dietro rispetto a davanti, è quasi un mini vestitino, diciamo, però sotto, dato la trasparenza, ci vuole un pantaloncino. E questa qui anche mi è piaciuta moltissimo. Poi sempre da un venditore cinese ho preso questa gonna, che è una classica gonna a vita alta, però la cosa bella è che praticamente sotto ha i pantaloncini. Spero che si vedano bene, fatemi tirare anche su la parte retro della gonna. Vedete, ha dei pantaloncini sotto e quindi questa gonna è fantastica. C'era di tantissimi colori, ma l'ho presa nera perché penso si metta più facilmente. La posso mettere anche d'inverno perché la stoffa è abbastanza pesantuccia. E mi è piaciuta proprio per questo fatto di avere i pantaloncini sotto. Quindi se c'è vento non temo che si alzi la gonna, insomma. Poi ho preso 2 cinte. Allora, queste cinte mi avevano praticamente affascinata, però non le ho mai messe. Le ho prese di 2 dimensioni, questa qui e quest'altra. Sono proprio delle cinte specchiate, rigide nella parte davanti, e poi sul retro hanno questa fascia elastica con i bottoni a scatto. E nulla, queste io le avrei volute mettere su dei vestitini, però quest'estate ha fatto talmente freddo, almeno quando sono andata io al mare a luglio, che non ho messo vestitini e quindi non ho messo neanche le cinte. Poi invece da un venditore italiano ho acquistato questi pantaloncini, che in teoria è un copricostume, però per il mare io li metto tranquillamente anche per andare in paese, così a fare la spesa basta sottometterci un costumino. Visti così non rendono assolutamente, però sono veramente fantastici perché sono traforati e prendendoli bianchi stanno bene con qualsiasi tipo di costume. E questi mi sono piaciuti tantissimo e li ho utilizzati molto. Poi, sempre da un venditore italiano, ho preso queste ciabattine delle In Blue, delle semplicissime infradito, perché le mie si erano rotte. Io utilizzo sempre le infradito In Blue perché resistono molto. Le ultime che avevo penso che avevano circa 8-9 anni, quindi resistono tantissimo. E quindi ho voluto prendere questo paio di ciabattine. Poi ho preso delle mezze punte per la pole dance, che avete visto sicuramente nei video di pole dance che carico ogni tanto, e ho sempre un accessorio per la pole dance che sarebbe una sorta di gesso che evita di farvi scivolare, però ce l'ho nell'altra casa e non ve lo posso far vedere, ve lo farò sicuramente vedere in un video di pole. E nulla, adesso mi provo al volo le 2 magliettine per mostrarvele. Spero che questo video vi sia stato utile. Io sotto nell'info box cerco di mettervi, se me li ricordo, i link dei venditori dai quali ho acquistato questa roba. Comunque sia,
la roba dalla Cina arriva sempre in un mesetto. Io l'ho voluta prendere perché costava veramente pochissimo, 3-4 euro, 3 euro per una magliettina di questo genere che adesso vedrete indossata, secondo me è pochissimo. Nulla, questo è tutto, ci sentiamo al prossimo video. Ciao! Allora, questa qui è la prima maglietta che vi ho mostrato, quindi il crop top con queste strisce. Scusate il reggiseno, ma lo tengo, se non mi va di cambiarvelo per mostrarvi la maglietta, insomma. E questo qui appunto è il retro, ovviamente con un reggiseno color carne non si vede il reggiseno e sta sicuramente meglio. Quindi questa qui è la prima maglietta. Allora, questa qui è la seconda camicetta, anche qui ho tenuto il reggiseno ovviamente. Il colletto, come vedete, rimane separato dal resto della camicia, l'ho bottonata fino qua perché tanto a breve la levo. E nulla, queste sono le fasce che vi mostravo prima, che scendono leggermente sulle spalle e ci stanno anche dietro, spero che si veda bene. E poi, come vi dicevo prima, sul retro la maglietta è molto più lunga, vedete? E cade giù, diciamo che copre il sedere.